Buonasera gentili telespettatori, settimana prenatalizia densissima di eventi nel mondo pallavolistico, dunque Fefe De Giorgi è tornata, la Lube è stato piuttosto agevole, dobbiamo dire il suo esordio in Champions League in Repubblica Ceca, attendendo ovviamente avversari un po' più competitivi e valutando la possibilità di avvalersi nuovamente di Giri Kovar, che nel frattempo è tornata ad allenarsi dopo la squalifica. L'Alardini Filottrano lotta a busto arsizio ma non riesce a portare a casa punti, ci proverà domenica al Pala Baldinelli contro la Saugella Monza. In A2 la squadra del giorno, in A2 maschile ovviamente è stata la Golden Plast Potenza Picena che è riuscita ad espugnare Livorno ed è attualmente quinta, sottotono invece la Menghisciuss Macerata che a Reggio Emilia è stata battuta con il massimo scarto ed aspetta ora un'altra big del girone in casa, vale a dire Mondovì. Noi stasera abbiamo il piacere di ospitare un dirigente di lungo corso del volley non solo, insignito di recente di un prestigioso riconoscimento da parte del CONI. Buonasera a Roberto Cambriani, stella d'oro al merito sportivo. Buonasera Roberto. Buonasera, grazie, buonasera a E tutti. ben trovato, ormai quasi una piacevole consuetudine, però sicuramente è stato un grande effetto, no, ricevere questo riconoscimento. Diciamo subito, la pallavolo era e resta il tuo primo grande amore? Allora, innanzitutto il mio grande amore, diciamo, la mia provenienza è lo sport universitario. È chiaro che la pallavolo è stato, diciamo, lo sport che mi ha fatto poi raggiungere lo sport universitario, nel senso che io dagli ultimi anni liceali ero frequentato il corso d'arbitro, ovviamente a livello studentesco venivano organizzati i tornei locali che poi io seguivo le squadre e a livello locale fui chiamato dai dirigenti di allora, ancora mi ricordo Pino Larigini e Umberto Tonnarelli ad arbitrare le partite dei tornei studenteschi e da lì è iniziata ovviamente poi tutta la mia carriera sia all'interno del CUS e ovviamente poi nel sport e nella Federazione Pallavolo che è una volta lasciato l'arbitraggio per incompatibilità il mio grosso e grande amore. Allora, Roberto Cambriani è segretario del CUS Camerino, presidente del comitato provinciale FIPAV di Macerata, impegnato anche nell'atletica leggera, lo è anche nel tennis tavolo, insomma, piano piano parleremo di tutta questa carriera dirigenziale. Diciamo che hai svolto e stai svolgendo diverse funzioni anche in campo organizzativo. Ripercorrere tanti anni di carriera è molto, molto complesso. Ti chiedo, qual è stato l'episodio, più gratificante lungo tutti questi anni? E quale invece quello più problematico? Il più gratificante è stato organizzare a Camerino, cittadina di 7.000 abitanti, una manifestazione come i campionati nazionali universitari nel 2004, che pensavamo, quando li abbiamo chiesti, come una scommessa. Invece, una volta assegnati, siamo avuti quasi anche un po' di timore, ma quello che fu piacevole fu vedere come quasi un'intera provincia la coinvolgemmo insieme al presidente del CUS Stefano Berardinelli, ma fu anche molto di aiuto a suo tempo l'amministrazione provinciale, oltre chiaramente al nostro comune, che noi spaziammo quasi in mezza provincia a fare le gare. E fu una cosa organizzativa grossa che avemmo i complimenti di chi partecipò e quello, diciamo, è stato il grosso battesimo. Diciamo a livello organizzativo. La più brutta purtroppo è avvenuta proprio un sport da cui ho amato di più la pallavolo, è stata quella non edificante partita Brasile, eccetera, ancora durante l'organizzazione dei mondiali del 2010, dove quasi sembrava che si giocasse a perdere, che tutti ce la ricordiamo, Beh per cui sì, non fu un episodio non fu edificante. un Poi parleremo di episodio etica, che è edificante, una esatto. parola che ho visto tu tieni parecchio. Invece l'evento che tu avresti voluto allestire, non sei riuscito ad organizzare o che comunque rappresenta un po' il sogno proibito o comunque il sogno realizzabile nei prossimi anni, c'è qualcosa che si potrebbe davvero fare tra quelli chiaramente possibili? Diciamo che si punterà ovviamente con l'aiuto della società leader del comitato provinciale, leader nel senso come la più alta che è la Lube, a organizzare, visto che ormai abbiamo un impianto secondo me degno in provincia di questo nome, organizzare una partita delle pallavolo a livello internazionale, non giovanile, ma senior per intenderci.
della nazionale, ma non amichevole, vedere riuscire a portare in futuro anche nella nostra provincia una partita della Nations League o diciamo Certo, la partita internazionale ufficiale a internazionale Civitanova. ufficiale a Civitanova, ovviamente con l'aiuto della società Certo, di della Civitanova. Lube che... Sia essa maschile o femminile, non ha importanza perché non dimentichiamo che anche con il recente mondiale anche la nazionale femminile della pallavolo è molto amata e per certi slogan e per certe cose che ha saputo trasmettere, credo che possa essere la nazionale di Tokyo 2020. E poi la pila è enorme, insomma, che ha avuto Ecco. questa nazionale sui giovani e non solo. E la cosa Senti. più piacevole è che metà di quella squadra giovanile ha giocato sempre con Mazzanti allenatore, una partita amichevole nel palazzetto universitario di Camerino con la Russia 3 o 4 anni fa, ed erano queste ragazze che allora erano della nazionale Che giovanile, sono passate per Camerino. che sono passate Senti. per Restiamo Camerino. proprio per un attimo nell'ambito organizzativo, visto che tu sei esperto in materia e conosci anche certe problematiche. Io considero chi allestisce una manifestazione sportiva una persona da portare ad esempio, perché oggi come oggi ci vuole pazienza, ci vuole caparbietà e forse anche un po' di sana follia ad organizzare qualsiasi evento agonistico. A organizzare qualsiasi evento con ISO ci vuole un po' di sana follia, in effetti, però diciamo che poi tutto è ripagato perché organizzare e riuscire una manifestazione dà grossissime soddisfazioni. È chiaro che le problematiche sono aumentate di molto, però diciamo con uno staff, sapendo costruire uno staff organizzativo all'altezza e competente nei vari settori, è una delle cose più gratificanti per un dirigente, una volta che diciamo rendi conta non solo economicamente, ma nei risultati quello che ha organizzato. E per un dirigente l'organizzazione è una scommessa, perché ovviamente per l'atleta e per il tecnico è il risultato, per il dirigente l'organizzazione è una scommessa, una volta che è riuscito a organizzare quello per cui ha scommesso gratifica Beh, non c'è enormemente. dubbio, senti, tu parlavi comunque di esperienze importanti nella tua vita, quella che ha lasciato un'impronta e sta lasciando un'impronta, proprio il discorso dell'impegno nel mondo universitario. Diciamo più in generale garantire il diritto allo sport, anche se forse diritto allo sport è una parola troppo grande. Allora, appartenere allo sport universitario è stato per me un grosso aiuto e fondamentalmente mi ha dato il DNA del dirigente sportivo per due cose fondamentali, non tanto nei risultati agonistici, ma vivere uno sport universitario e in un CUS c'ha due grossissimi punti e obiettivi principali. Uno, che sei una grossa polisportiva, quindi ti trovi come una famiglia con diversi figli, non è che tu sei una sportiva con uno sport e devi cercare di bilanciare e magari distribuire gli spazi e anche risorse economiche un po' su più campi diversi, che tra di loro sono anche in concorrenza, diciamo in senso buono, però chiaramente una concorrenza leale stimola tra le varie sezioni anche ognuno o ogni dirigente di sezione a fare meglio, diciamo, per raggiungere l'obiettivo del compagno. Quindi, e tu devi ovviamente fare in modo che questa competizione interna Si porti trasforma in in convivenza. convivenza. Esatto, però pure questo è una grossa gratificazione, un po' come un padre che ha più figli e che ovviamente vederli tutti tranquilli, socializzare, vivere in armonia è gratificante. Poi è importante il diritto allo sport, come hai detto tu, perché fondamentalmente la struttura universitaria non esiste solo per l'agonismo, chiaramente, che è importante, sì, e permettere anche allo studente atleta di raggiungere certi risultati, ma il grosso è far sport agli studenti. Quindi alle persone nei momenti di svago e una volta liberi dallo studio e francamente anche a completamento dello studio in attività fisica, e fondamentalmente
l'ente universitario, l'università, è venuto incontro, e a Camerino è venuto incontro tantissimo ormai negli ultimi 3 anni nella costruzione degli impianti, che devono essere non per l'agonismo e quindi per lo spettacolo, ma per la pratica il più diffusa e più attività possibile in più persone diverse, in più sport diversi. Certo, io ci aggiungerei un'altra cosa, aggregazione. Okay. L'aggregazione che ha avuto un'importanza davvero capitale, soprattutto dopo i noti eventi. Ma di questo, Roberto, parleremo dopo. Senti, chiudendo un attimo il capitolo Stella d'Oro al merito sportivo, tu l'hai conquistata, tra virgolette, ad un'età relativamente giovane, la vogliamo dire? Sì, io ho 60 anni, sono del 58, A tra chi devi l'altro. ringraziare? Perché veramente non è comune arrivare a questo traguardo ad un'età appunto relativamente giovane. Beh, Chi ti è stato a fianco? ovviamente devo ringraziare le società di pallavolo della mia provincia, perché sia quando ero consigliere, sia da quando mi hanno eletto presidente ormai quasi da 20 anni, sono stato sempre sostenuto unanimemente, e quindi ovviamente aver avuto poi la Stella d'Oro. Io ero insignito delle altre due premerenze, prima il bronzo e poi l'argento, grazie soprattutto all'aiuto di Peppe Illuminati, il presidente storico del Comune Provinciale di Macerata, che un po' è il mio, diciamo, padre putativo nel mondo del posto del CONI. Però io torno ancora più indietro, perché ovviamente, essendo portato alla dirigenza sportiva della pallavolo, furono Delio Tifi che era il dirigente del CUS Macerata, e non posso dimenticare, anzi collaboro perfettamente, perché più che un dirigente è un amico, anche se lui ha una società di vertice, Albino Massaccesi, che ovviamente è stato un altro dei miei, come si dice, interlocutori e dei miei punti di riferimento. Oltre ovviamente alla pallavolo, non posso dimenticare l'aiuto che mi ha sempre dato il presidente Franco Brasili, per cui io ho sempre conosciuto all'interno del Comitato regionale, e nel quale, diciamo, è stato un po' uno stimolo, chiaramente, perché tanto io sono un po' conosciuto per essere, come mi dici tu, a volte l'opposizione, ma l'opposizione Sì, costruttiva, ecco, no, diciamo ass che assolutamente, nel io non senso, riesco a essere un yes man, no, ecco, questo devo no, però essere io è convinto, vero che eccetera. ti chiamo uomo dell'opposizione, ma hai sempre la proposta alternativa, non è l'opposizione che poi critica e basta, Però insomma. ecco, la Stella d'Oro mi è arrivata su proposta del mio presidente federale attuale, della FIBA, Bruno Cattaneo. Tutti sanno che io non l'ho sostenuto apertamente in sua campagna elettorale dell'ultima elezione, e qui si è ripetuto, e questa è stata la più grossa soddisfazione. Nella pallavolo arrivare la proposta della Stella d'Oro da un presidente, ovviamente, che Che ha tu non hai sostenuto riconosciuto il direttamente. lavoro fatto, e questo ti dà soddisfazione, perché da parte loro mi hanno gratificato riconoscendo il lavoro fatto, perché poi io ho abbandonato il giorno dopo, o nella proclamazione dell'eletto, e ho continuato a lavorare per l'organizzazione sportiva di cui, diciamo, sono Questo portato. è Ecco. confortante, si guardano i meriti e i lavori fatti, È la più. più grossa, diciamo, sorpresa quando poi mi è stata, diciamo, io ne sono a conoscenza nei mesi di luglio, quando è arrivata in Consiglio nazionale, e quando poi mi telefonò la segreteria della Federazione della Pallavolo, che praticamente ne aveva proposte solo due in tutta Italia per la Federazione Pallavolo, che ovviamente mi dava una certa sicurezza, e francamente non riuscivo a capire come un dirigente che in fin dei conti non ha rivestito incarichi nazionali come me nell'ambito delle federazioni potesse raggiungere questo traguardo. Invece, diciamo, il raggiungimento mi ha dimostrato che ha avuto questi requisiti, e francamente devo dire che mi ha gratificato molto. Eh beh, Poi, certo. come ho raccontato anche la sera della consegna, è vero che quando io ho iniziato a fare il dirigente ero molto giovane, cioè avevo 19 anni, diciamo al primo anno università, Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori cosa pensavi? e pensavo che queste onorificenze erano una cosa, tra virgolette, ridicole, mi sembravano come quelle del pensionamento. Arrivare a Stella d'Oro a 60 anni, lasciamo dire,
60 più 40 fa 100, la famosa quota 100. Io non mi sento assolutamente ma ci mancherebbe. Di andare in pensione, di essere un pensionato. Mi sento ancora di dare molto con le mie, al mondo dello sport, e francamente ho pensato, come tu hai detto l'altro giorno, adesso mi rendo conto che ero ridicolo io a pensare quelle cose quando ero un ventenne. Allora, adesso facciamo un break, andiamo a sentire Ferdinando De Giorgi, persona penso che tu conosci molto bene, Roberto Sette. Cambriani, appena tornato da pochi giorni alla guida della Lube, Lube che ha vinto in Repubblica Ceca Carlo Vivari per 3-0, ma era abbastanza scontato, e che adesso sarà attesa dalla trasferta di Vibo Valencia. Sentiamo. Sono molto contento di essere tornato, come ho detto in precedenza. C'è un legame con questo club e con questa terra che va tra lo sportivo, diciamo, e familiare, quindi quando ho avuto, diciamo, questa possibilità ci ho pensato in modo molto concreto. Devo dire anche la voglia di, dopo tanti anni all'estero, di tornare, diciamo, esperienza bella, importante, che mi ha completato ancora di più come allenatore, perché le esperienze all'estero veramente ti aiutano ad aprire la mente. Quindi, diciamo, ero pronto per tornare, ero pronto per tornare. Io sono tornato perché qui c'è un club, è una squadra molto forte, fatta da giocatori importanti, e quindi c'è la possibilità di giocarsela per vincere con tutti. Questo però chiaramente non è una cosa matematica, perché quest'anno ci sono squadre forti, il campionato è molto forte, quindi l'obiettivo è quello di crescere sotto tutti i punti di vista e valorizzare le cose, insomma, che abbiamo, renderle soprattutto quelle buone, e poi migliorare negli altri aspetti nei quali ancora probabilmente si fa un po' di fatica. Da Moplan Arredamenti a Castelplanio continuano le promozioni e gli sconti anche per tutto il periodo natalizio. Una visita è d'obbligo perché lo showroom è completamente rinnovato. Linee, rapporti, materiali, colori. Si respira il nuovo, la bellezza, la modernità della casa di oggi, anche su misura del tuo spazio. Varie possibilità di pagamento. Moplan Arredamenti a Castelplanio viene sempre incontro, anche per augurarvi buone feste. Roberto, tanti anni di volley, puoi parlare davvero con cognizione di causa. Come vedi un po' questo ritorno di Fefe sulla panchina della Lube, 12 anni dopo lo storico primo scudetto? Poi Fefe ha fatto tante esperienze in giro per l'Europa, in Russia, in Polonia, arriva indubbiamente in un momento difficile per la squadra. La Lube ha una squadra individualmente fortissima, non so se l'ha avuta mai così forte. Ovviamente è come un'orchestra, una squadra di pallavolo. Il direttore d'orchestra è fondamentale. Ti stoppo. Secondo te è stata sopravvalutata questa squadra in estate? Allora, secondo me... Forse abbagliate anche noi dai nomi, no? Perché avere Leal, Simon, Brunigno... Bisogna un attimino attendere, non rimanere indietro. Io dico che questa squadra vincerà qualcosa di importante. Qualcosa di importante lo vincerà. Mi spiace per, diciamo, la società, che ancora magari non ha raccolto per quanto ha investito, ma sai, voglio dire, non è poi facile e automatico raggiungere certi risultati. Sono tutti uomini. Come si perde un campionato del mondo, poi lo si può vincere. Io credo che ha tutte le caratteristiche. Sono giocatori di una certa valenza e importanza mondiale. È importantissimo anche, e bravissimo anche il tecnico che c'era, che, diciamo, Gianpaolo Medei. Però ti è dispiaciuto, no? Sarebbe stata una bella favola, un successo con un tecnico locale. È chiaro che lui forse non si ricorderà, ma Gianpaolo Medei durante l'estate veniva vicino Camerino in un torneo estivo a Gaiole, Selvaraggi, come giovane, diciamo, organizzatore della squadra di Macerata, e io allora ero quando cominciavo ad arbitrare. È chiaro che ha raggiunto questo risultato, un po' mi è dispiaciuto perché tutti mi riconoscono, sono un dirigente regionale da pallavolo, ma
ma c'era tese. Quindi, sarebbe molto piaciuto essere soddisfatto, anche se sarebbe stato il secondo, perché non dimentichiamo anche Alberto Giuliani, altro personaggio e altro diciamo storico atleta e poi tecnico pallavolistica dei miei tempi. Con Giampaolo Medei, che è un signore comportamentale, c'era, mi sarebbe veramente piaciuto. Però sostanzialmente tu dici diamo tempo al tempo, no? Diamo tempo al tempo, e credo che Fefè De Giorgi abbia tutte le caratteristiche per tirare fuori il meglio da questi giocatori. E poi sono convinto che anche loro, questi giocatori, diciamo la mattina come tutti noi, si guardano allo specchio. Beh, ricordiamo Coppa Italia, Champions League, Superlega, insomma ci sono ancora tre traguardi, tutti molto molto importanti. Senti, adesso vedremo il servizio sugli highlights della pallavolo femminile, altro comparto in cui tu sei molto vicino. E parlando anche con i dirigenti della Lardini, alcuni dei quali come te di lungo corso, faceva anche un po' specie vedere la Lardini, grande eccellenza della pallavolo marchigiana, perché così lo è, no? Perché è una squadra che disputa un campionato di uno femminile di altissimo livello, veramente di altissimo livello, non accompagnata come succedeva un po' qualche decennio fa da altre squadre che onorassero la nostra regione. Un'assenza che durerà quanto secondo te ancora? Qualche mese. Io ti volevo provocare su questo, tu l'hai capito, perché... Ma non c'è problema, ci penseremo noi del comitato di Macerata a chiudere. Diciamo che c'è una squadra che sta andando bene, c'è una squadra bene, che sta andando bene. Prima in B1. E ovviamente diciamo che la Serie A femminile potrebbe essere ancora diventata più difficile anche di quella maschile, perché la concorrenza è spietata. È spietata. E non è facile rimanerci, però credo che chiaramente un'altra squadra in Serie A delle Marche l'avremo presto. Credo che stanno facendo i passi la società l'Acqua Roana, diciamo la nostra società di Macerata sta facendo dei passi, diciamo, secondo le proprie caratteristiche, senza allargare troppo. E poi, sai, le difficoltà sono tante, perché non è raggiungere un risultato, sì, ma poi bisogna mantenersi. Bisogna mantenersi, ripeto, e al giorno d'oggi è un bagno di sangue con arrivare. No, ma poi bisogna strutturarsi bene per tempo, perché già non è facile a Macerata stessa, perché come la nostra squadra, come mi auguro raggiunga la Serie A, e poi una volta in Serie A bisogna rispettare le regole della Serie A e della Lega femminile, che sono diverse dalla Lega maschile. Diverse. Per intenderci, basta che voi guardate la televisione e, come vedete, se guardate la Lardini e guardate la Serie A2 o la Superlega, mi sembra che anche i neofiti possono vedere che lo sfondo è leggermente diverso. Vediamo un rosa da una parte e un verde da un'altra. E sai, sullo stesso impianto bisogna essere attrezzati, montare, smontare, eccetera, eccetera. I costi aumentano, quindi bisogna raggiungere la Serie A. Io credo che ovviamente l'Acqua Roana ci si sia attrezzata e ci sta con i suoi sponsor locali, che anche Balducci, non dimentichiamo che stanno facendo dei passi secondo le proprie capacità, e ci arriveranno, perché se ci arriveranno, come mi auguro, è anche per rimanerci. Poi non possiamo pretendere tutti risultati subito e risultati grandi, subito, grandi, certo. Perché ovviamente le avversarie di A1 le vediamo, assolutamente. Sono abbastanza... Però intanto abbiamo certa consistenza. Una società di vertice in B1 è già un bel... Però ecco, sai, a volte è gratificante raggiungere e vincere la B1, poi ci si organizzeranno. Esatto. Quello che è preoccupante per me è vedere che stiamo un pochettino indietro, non solo come Macerata, ma anche come Marche, nella... risultati dei campionati giovanili, femminili. E questo è un gap
Noi che eravamo abituati. Noi che eravamo abituati a certi livelli, però qui dico una cosa, però io sono tenuto a dirla perché poi mi conosci. Credo che quello che c'ho dentro lo dico sempre. La pallavolo ha raggiunto numeri elevatissimi. I numeri elevatissimi portano a diluire le capacità tecniche, perché lo sport della pallavolo è uno sport difficile, molto tecnico, e un numero notevole di squadre, se non c'è la mentalità di aggregare in un gruppo leader di supporto che raccolga i migliori elementi, come ha fatto, diciamo, il Club Italia per la nazionale, è difficile raggiungerli. Aspetta, i numeri me li dici tra poco, Roberto. Adesso andiamo a vedere gli highlights della Serie 1 femminile, poi torneremo in studio. Baldi Bottega effettua un restyling del proprio punto vendita in via della Barchetta 8 a Iesi. Il personale, attraverso le nuove linee, arricchirà le proposte con informazioni dettagliate e curiosità riguardo provenienze, tagli, ricette, consigli di cottura e di conservazione. Il cliente verrà guidato tra la linea Premium, la linea Genius e la linea Explora, che permette un viaggio di sapori in tutto il mondo. Baldi Bottega ha deciso di far iniziare questo tour ai suoi clienti partendo dalla Scozia ed in particolare dalla regina di tutte le carni, la razza Aberdeen Angus. L'offerta non si limita al solo reparto di carni fresche, ma anche a tantissimi hamburger da abbinare ad una vasta gamma di prodotti professionali, come salse, sali, panini, patate fritte, contorni e tanto altro ancora. Da dicembre è previsto per tutti i clienti possessori della carta Fidelity 5 euro di buono sconto validi su tutti i prodotti presenti da Baldi Bottega in via Barchetta 8 a Iesi. Simcone al servizio, palla flottante su uno strano di Acosta, cambia ancora per Acosta, attacco di Acosta, c'è in difesa Battista, Popolini spinge quel pallone contro il muro, fuori giocare Scola per Malual Courtney, e ora Smarzek sul muro di Popolini, ma la palla è ancora buona, esultava Popolini, ma la palla è ancora buona con il palleggio ancora per Popolini, ancora l'attacco forte, Siressi in palleggio per Marvina Smarzek, la risolve lei, la risolve l'opposto polacco. Lullo riceve, così Antonacchi va a cercare col bagger dall'altra parte Whitney, deletario, Whitney non può attaccare, Orro per Berti, disunderstanding sull'asse, palleggio centrale, poi Orro stavolta fa quello che può, free ball concessa, Tominaga prova a chiudere il primo tempo con Pisani, Herbots attacca come può, il muro risponde, c'è il salvataggio di Leonardi e poi di Orro, Herbots ancora prova a fare il muro davanti a Vasi Antonacchi che lo gira, ora tocca ad Herbots, tocca Pisani ma non basta, c'è Herbots, sempre Herbots, ancora Herbots. Dijkema va a cercare Lippmann, bella tenuta miracolosamente in gioco da Boves, parrocchiale in bagger, primo tempo di Popovic non è definitivo, altra opportunità, ancora Lippmann, viene contratto a muro, poi arriva Famis e chiude lei questo scambio interminabile. La difesa di Sansone spettacolare, poi il primo tempo non chiuso da scusate, l'attacco dietro di Nizic non chiuso, la difesa di Carlini, Sansone sposta in bagger per Egonu, punto numero 13 per Novara, la ricezione così così, Merlo si immola, Vaneke e il bagger la tengono, le ragazze di Scandicci lottano fino alla fine, Cruz ad attaccare sul muro, ancora il salvataggio di Stevanovic in discesa dal muro, poi ad attaccare c'è Ruzzini, che scambio, fribolo per la Savino del bene, allora Malinov, la palla è però contesa, ancora il salvataggio, fino all'ultimo si lotta su ogni pallone, spot, Malinov va ad attaccare lei sulla seconda alzata per non rischiare ancora pericolosità e poi Stevanovic la chiude, grande confusione ma grande scambio. E adesso la vediamo impegnata anche in battuta. Ricezione di Petersen, poi Villani, murata da Beghi, c'è altra possibilità per Brescia,
Nicoletti in diagonale, che difesa Arcangeli, poi Hancock, Arcangeli può solo appoggiarla, free ball per Brescia che vuole buttarla giù, ma il tuffo di Ortman salva, poi Ortolani, murata autocopertura, Ortman la manda di là, free ball per Brescia, Villani a tutto braccio, la difesa di Ortman sul profondo, Hancock per la pipe di Ortman, la difesa di Arcangeli, di Giulio per Nicoletti, il money out di Anna Nicoletti, che spettacolo questo scambio. Ecco, torniamo con Roberto Cambriani a parlare dell'attività di base, del grandissimo lavoro fatto nei settori giovanili. Ecco, questo rappresenta a tuo avviso sempre il cardine, la spina dorsale del mondo pallavolistico come storicamente lo è stato? Adesso mi dirai anche dei numeri del Comitato Provinciale di Macerata, o ci si è spostati troppo verso la pallavolo delle stelle? E allora, torniamo a quello che dicevi in precedenza, si fa fatica ad ottenere risultati in campo giovanile. Ci stiamo spostando troppo nello sport delle stelle, non solo nella pallavolo. E non capiamo che non tutti possiamo raggiungere quei livelli. Si sta, per vari motivi che non sto qui a elencare, a giocare e a riempire troppi calendari e i ragazzi non hanno più tempo per allenarsi. E l'anno corre veloce, le attività dei nostri giovani sono notevoli, il mondo della scuola, giustamente, con tutti gli interessi che ha intorno, occupa molto spazio e non è così elevato il tempo da dedicare all'allenamento come ci si può pensare. Le squadre sono notevoli, gli impianti sono quelli che sono, perché si pensa di essere in un Eden, in un paradiso terrestre, invece non è così, perché la pratica sportiva è aumentata. Tutti ovviamente cercano di allenarsi e tutti i programmi delle varie discipline portano non più in sport stagionali ma per tutto l'anno, e gli impianti indoor sono occupati anche dalle attività giovanili di discipline che una volta era impensabile che c'era dentro. Un'amministrazione pubblica giustamente deve accontentare tutte le richieste che ha nel proprio territorio, e questo è il lato negativo. Il lato negativo qual è? Che la crescita di domanda di sport nel nostro territorio non è cresciuto in maniera, diciamo, direttamente proporzionale all'impiantistica, ma l'impiantistica intendo non quella dove si gioca la Serie A o i campionati nazionali, l'impiantistica scolastica. Noi abbiamo palestre scolastiche che sono il clou delle attività giovanili, dei campionati giovanili, non a norma. Ci si gioca ancora con il rischio che poi, quando succede qualcosa, si chiudono. Ci si gioca ancora, scusatemi, con il potere del dirigente scolastico che, per paura o meno, se dice la chiudo, e se mette la società sportiva che devi fare questo, questo, questo e questo perché la palestra sia utilizzabile. E già le norme che ci stanno piovendo sopra un dirigente sportivo sono enormi. Ci mettiamo anche quella della gestione, della sistemazione della palestra, il dirigente sportivo non ce la fa più. Crediamo, non ce la fa più, perché il più grosso problema che ha il mondo dello sport è il dirigente sportivo. Non è il regolamento dei ragazzi, è il regolamento dei dirigenti sportivi. Il semplice fatto, io faccio l'esempio della pallavolo, che prima uno di noi lavorava, perché giustamente fino a una certa ora, no? Perché può essere primo pomeriggio e tardo pomeriggio, poi andava in palestra, prendeva il pulmino, raccoglieva la squadra giovanile e andava a giocare, per dire, da Camerino a San Severino. Nel frattempo che la squadra si cambiava dentro il pulmino o dentro il spogliatoio, si raccoglievano i documenti, mentre la squadra si cambiava si facevano le distinte per l'arbitro. Adesso devi essere pronto a fare la distinta online, perché ormai è diventato tutto online, e poi facciamo più carta di prima, perché siamo diventati online in Italia, però facciamo più carta di prima, perché basta che andiamo a vedere gli archivi. Adesso affittiamo nell'enti pubblici, eccetera, stabili per gli archivi. Gli archivi. Ma poi li chiamano, nei tribunali li chiamano fascicoli, no? Tutto là, però a cartaceo.
Scusa, la poi amici hai portato, perché abbiamo fatto un'Italia online quadruplicando la carta da stampare, come anche nell'ultimo decreto della privacy europea. Andate a vedere quanta carta di informativa firmata l'online, andiamo, insomma, a fare. Tanto è vero che basta chiedere a chi vende risma di carta se il consumo è diminuito o è aumentato. Poi dopo facciamo l'email in cui ci scriviamo sotto se amo ecologisti, se è importante e ami la foresta, non stampare questo foglio. Permettimi la battuta, ne diciamo dei puntini, ecco. Sei un foglietto, però ce l'hai anche tu e volevo che tu lo illustrassi un po' ai nostri telespettatori, perché veramente, no, si dice che le cifre non mentono mai, però il movimento è in salute da questo punto di vista. È questo, ovviamente i numeri poi li dà il CONI e sono pubblicati statisticamente. È difficile da digerire, ma è la verità. Lasciando il calcio, la pallavolo è il secondo sport più praticato in Italia e nel mondo. Non mi prendete di parte, io non ne, però basta semplicemente andare con internet, le statistiche, vedere la Federazione Internazionale di Pallavolo è la federazione con il più elevato numero di paesi aderenti, numero di federazioni, anche della FIFA e della IAF, è la verità. Basta vederlo. IAF è l'atletica leggera. A livello italiano è la pallavolo come numeri e statistica che gli dà il CONI. Però non parliamo di questo, parliamo della pallavolo. Ha fatto piacere in una convention nazionale della nostra federazione la primavera scorsa al Centro Pavese di Milano, dove sono stati proiettati i numeri di percentuali di tesseramento in base agli abitanti, e insieme a Franco Brasili non riusciamo a vedere le Marche perché non ci eravamo accorti che stava in alto, in cima, con un altro colore evidenziato in azzurro, che non ci si era accorti che era il primo. E qui un piccolo di campanismo dalla me, poi dopo dentro alle Marche ci sono le quattro province, esatto. Macerata con 3.000 atleti e 638 dirigenti su poco più di 300.000 abitanti, è facile fare le statistiche, le conseguenze. Certo. E io uso una parola che non piace, ma i miei amici di Comunità più grossi l'hanno capita con la metafora: la FIPAV Macerata ha il più alto indice di penetrazione nel rapporto atleti abitanti d'Italia. La capillarizzazione. Chiaro che questo è il lato che gratifica e positivo. Poi c'è il lato negativo, che il campanilismo delle nostre zone. Sì, però non lo vedo tanto negativo. Il campanilismo, però, se sano, è il sale di ogni competizione. Però porta a avere con difficoltà delle collaborazioni che portano dei campionati giovanili di vertice. Io non ce l'ho la bacchetta magica, perché è chiaro che più volte si è provato a mettersi insieme, eccetera. Però vedi, Andrea, i borghi sono questi nella nostra zona. Se tu metti insieme, proprio mi ci metto io, inutile, diciamo, io come per fare un esempio, quindi proprio per non sia nessuno, possiamo fare due paesi vicini come Camerino Serravalle, ecco, tanto per essere chiari, perché ho amici di pallavolo, eccetera. Ci siamo uniti e così via. Prima, per entusiasmo, magari quello di Serravalle veniva anche a fare il dirigente a Camerino o viceversa. Poi scema, perché se non lo fai nella palestra che stai vicino, eccetera, l'interesse dirigenziale viene meno, e quando è venuto meno l'interesse dirigenziale non c'è la persona che porta i ragazzi in palestra e che li organizza. Magari prima col campionatino di GSI, poi col campionato di seconda divisione. Io ricorderò sempre, era un dirigente nei tempi d'oro, che ci fu un campionato di terza divisione di pallavolo, dove degli amici di Serravalle che vinsero quel campionato, non diciamo la data, è passato qualche anno, ma siamo negli anni 80, in sette dentro una 500 andare a giocare a Porto Recanati, e come se avessero vinto lo scudetto, che passarono poi si sono fatti tutta la provincia. Tutta la provincia col clacson, diciamo, per festeggiare la vittoria. Ma sai, lo sport è fatto anche di queste cose. Ma soprattutto. E quindi chiaramente bisogna essere molto bravi
a saper diciamo, unire e far collaborare. Il grosso problema, e poi forse non so, lo abbiamo nei tecnici. Abbiamo bravi giovani, ma i tecnici di oggi devono essere più umili e fondamentalmente devono capire che hanno da imparare. In provincia di Macerata ci sono delle squadre notevoli, in tre Serie A, sono tre Serie A maschili, con tecnici di altissimo livello, sia delle prime squadre sia delle cose giovanili, si impara molto di più, andare a vedere anche un allenamento per poi, eccetera, che frequentare un corso. Non è solo il corso che forma il tecnico, però... Molto interessante. È difficile, io non ho la bacchetta magica. Ma soprattutto quello che dicevi a proposito dei dirigenti, perché questa è una lacuna che si riscontra nella pallavolo, ma anche in altri sport. E la riscontriamo in maniera sempre più evidente anno dopo anno. Allora, adesso a proposito dei risultati andiamo a vedere il servizio di Manolita Scocco sulla vittoria della Golden Plus a Livorno, poi saremo di nuovo con voi. Range Rover Velar, con doppio schermo touch, comandi capacitivi al volante e fari Matrix Laser LED. Scoprila con Land Rover Full Jump. La concessionaria Land Rover Giuliano Mosca vi invita a scoprire le tecnologie, l'insuperabile comfort e tutti i privilegi dell'intera gamma Land Rover nelle sedi di Recanati, Macerata e Civitanova Marche. Una vittoria in rimonta da grande squadra e tre punti esterni che valgono il quinto posto per il Volley Potentino che torna dalla trasferta di Livorno con una classifica molto più gratificante e convinzioni nuove. Gli uomini di Gianni Rosichini hanno confermato il proprio feeling con i campi toscani dopo aver già espugnato al tie break nella seconda giornata il Pala Parenti, casa della Chemas Santa Croce. Un'altra prova generosissima della diagonale marchigiana con l'opposto Paoletti top scorer grazie ai suoi 26 punti e con l'alzatore Monopoli, metronomo impeccabile del gioco bianco-azzurro. A riprendersi dopo un inizio in affanno tutti i giovani, capaci di sfoggiare giocate efficaci e non banali momenti topici. Nel primo set percentuali altissime in attacco dei toscani, più efficaci anche al servizio e trascinati dai punti in serie dell'ex bianco-azzurro Zonca, 25-21. Nel secondo set i potentini hanno trovato conforto nelle indicazioni di Rosichini e una volta sotto 14-10 hanno alzato il livello imponendosi al photo finish 23-25. Terzo parziale in equilibrio fino al 19-19, poi la regia e l'attacco di Potenza Picena hanno fatto la differenza 21-25. Nel quarto atto monologo della Golden Plus Potenza Picena con reazione dei toscani fino al 12-13 e 4 match ball annullati dai padroni di casa prima del money out targato Paoletti 22-25. Potenza Picena tornerà in campo domenica 23 dicembre nel posticipo delle 19 all'Eurosuole Forum contro il sestetto lucano della Geosat Lago Negro. Allora, presentiamo le partite di questo turno prenatalizio partendo dalla Superlega domenica prossima alle 18. Queste le gare in programma: Sir Safety, Conad Perugia, Revivre Milano, Asimut Modena, Calzedonia Verona, Consar Ravenna, Emma Villa Siena, Vero Volley Monza, Itas Trentino, Top Volley Latina, Chione Padova, Tonno Callipo, Calabria, Vibo Valencia, Cucine Lube, abbiamo detto domenica alle 18, arbitri sono Canessa e Cesare e BCC Castellana, Globo Sora. In Serie A2 maschile, nel girone bianco, queste le partite della 12ª giornata di andata, riposa la BCC Leverano, avremo Chemas, Santa Croce, Monini, Spoleto, Centrale del Latte, Brescia, Acqua, Fonteviva, Livorno, Golden Plus, Potenza Picena, Lago Negro che si giocherà alle 19 all'Eurosuole Forum, arbitri Moratti e Salvati, Conad Lamezia, Conad Reggio Emilia, Roma Volley, Orispa Alessane, Menghicius Macerata, Synergy, Mondovì, domenica alle 18 al Palasport di Fonte Scodella, adesso Marpella Arena, arbitri Rolla e Proietti, poi si giocherà il 26, anche se il 26 la Menghicius osserverà un turno di riposo.
Nell'altro girone, il girone blu, questo è ripartito, Olimpia Bergamo, Gas Piacenza alle 19, poi Videx Grottazzolina, Pulcantù alle 18, arbitri Dell'Orso e Mattei al Palasport di Grottazzolina, quindi secondo turno casalingo consecutivo per la formazione di Ortensi. Ancora Mater Domini Castellana, Elios Catania, Club Italia Roma, Gioia del Colle che si giocherà domani, come domani Prata di Pordenone, Sia Cortona, Pactaviano, Cisano Bergamasco, Acqua San Bernardo Cuneo, Mauris Tuscania. Concludiamo con la Serie 1 femminile, domenica alle 17, le partite in programma sono le seguenti: Savino del Bene Scandicci, il Bisonte Firenze, Imoco Conegliano, Bosca Cuneo, i Work Booster Zizio, Igor Gorgonzola Novara, Millennium Brescia Fenera Chieri domani alle 20:30, poi molto importante Lardini Filottrano Saugella Monza, arbitri Bartolini e Feriozzi al Pala Baldinelli, Club Italia Pomica Salmaggiore riposa la Zanetti Bergamo. Il 26 dicembre per la Lardini trasferta a Firenze, Lardini che tornerà poi a giocare in casa il 29 di dicembre alle 20:30 per il delicatissimo scontro diretto contro Chieri sabato 29 dicembre. Roberto Cambriani, io ho letto una tua dichiarazione, una tua intervista, forse appena rieletto al Comitato Provinciale FIPAV, in cui molte volte, forse neanche accorgendoti, hai parlato della parola etica, una parola spesso invocata, non sempre applicata. È così? No, è applicata troppo poco. E il brutto in questa mia carriera dirigenziale è che secondo me sta peggiorando, forse ai tempi miei, quando, anche quando si giocava e c'era, facevamo cagnara sul campo e poi si era veramente, si andava anche a mangiare la pizza insieme, c'era, poteva anche sembrare una cagnara, diciamo, volgare di quei tempi e così via, o da strada, ma in realtà finiva sempre entro certi limiti e poi finiva con una, diciamo, con finita la partita. Ecco. Adesso con i social non c'è più etica, perché si deride l'avversario immediatamente e poi diventa virale, e quello che è più brutto è che vedere i genitori che aizzano purtroppo a volte nei campionati giovanili. E non parliamo di parca, a me io parlo di questo, stiamo parlando di pallavolo, e a me fa molto fastidio vedere, specialmente nelle manifestazioni di mini, non si può chiamare più di volley S3, non più mini volley come eravamo più abituati, ma è ora che vado in pensione, non penso proprio che ci vado, di vedere, diciamo, a spingere a tutte le coste alla vittoria. Facciamoli un attimo, lasciamoli in pace. Io forse tornerei al periodo in cui in estrema sicurezza i ragazzi di una certa età o dentro un campo sportivo o dentro una palestra, ma inventiamo qualcosa in cui i genitori tornino a ballare il liscio come era una volta da un'altra parte, poi li vanno a riprendere. Forse sarebbe... Tu non sai che qui, sarebbe... Roberto, facciamo trasmissione di calcio, di basket, di altri sport, e sto problema dei genitori viene fuori settimanalmente, quindi veramente è sentitissimo da tutti. Senti, siamo quasi in conclusione perché la regia ci fa cenni amichevolmente minacciosi dall'altra parte. Volevo parlare di scuola, ma del difficile rapporto con la scuola hai già accennato qualcosa tu. Di impiantistica hai già detto, però ti volevo chiedere, visto che siamo in clima natalizio, certo, ormai... proprio un'ultima battuta, cosa ha rappresentato il centro sportivo del CUS Camerino, non tanto dal punto di vista sportivo ma proprio dal punto di vista di aggregazione nei giorni duri che avete vissuto? Guarda, e io, che forse state vivendo. Io non voglio parlare del passato o di quello che abbiamo vissuto. Ne abbiamo quello, già parlato altre volte. Io quello che rappresenta il centro sportivo dell'Università di Camerino, basta, proprio in questo momento, a queste ore, se uno passasse verso Camerino, città storia che si vede sopra, ancora illuminata ma in penombra perché purtroppo inaccessibile, quella vallata dove ci sono non solo gli impianti dell'università ma anche quelli comunali, praticamente sembra che la città sta tutta lì, perché ovviamente è una valvola non solo per i ragazzi di tutte le età e per gli studenti, ma anche
per chi ha lavorato, per chi è stato in ufficio impiegato, che fuori dal lavoro, che vieni giù a poter o in piscina o nella palestra o a giocare a calcetto allo stadio comunale o in palestra al CUS, o come in questo momento si stanno facendo le prove della, città, della banda cittadina, diciamo, dentro la sala riunioni, oppure vicino, che magari mentre aspettano col calcio balilla. Cioè, chiaramente è una cosa impressionante vedere quelle centinaia di persone che è diventato come una valvola di sfogo per non avere la testa in quei pensieri che purtroppo ci attanagliano. Chiaramente l'università credo che abbia svolto un lavoro sociale immenso e diciamo di un'importanza innegabile. Poi io che ci lavoro lì anche la mattina con la disponibilità dell'impiantistica sia contemporaneamente allo studente universitario ma sia anche alle lezioni di educazione fisica, perché non hanno altra possibilità, forse in futuro si sta migliorando, perché oltre che il complesso costruito dalla provincia è per fortuna che a suo tempo, pur con tutte le polemiche che ci furono, fu costruito, quindi merito a chi l'ha costruito con la palestra che c'è presente, che possono usufruire degli impianti dell'università. Però lo dice sempre Stefano, no? Bellardinelli, il presidente, esatto, che poi diciamo che siamo un tandem, perché ovviamente non è che la pensiamo sempre allo stesso modo. Ci mancherebbe. Tu stai all'opposizione, poi abbiamo detto, quindi. Però siamo una spalla, diciamo, uno dell'altro, e lui proprio lì, per il CUS abbiamo fatto moltissimo anche aiutare i direttori, però vedere poi l'importanza, non era una cattedrale nel deserto, ma che francamente è una cattedrale piena di fedeli, molto piena di fedeli, non una cattedrale del deserto, ha dato una grossa soddisfazione, perché significa che non è stato gettato nessun euro di quello investito in questa qui. Poi la soddisfazione di vedere i ragazzi che vengono presi dai genitori che se ne vanno dopo l'allenamento e oltre allo studio eccetera ti gratifica. Insomma, da una parte c'è la zona rossa, dall'altra parte una città viva, e fa bene al cuore, insomma, vedere che lo sport ha un ruolo fondamentale in questo. Sì, però la città rossa deve cercare di diventare piano piano rossa e poi verde, perché una città storica senza storia non sì, ha modo di esistere. Perché è la sua anima. Grazie Roberto Cambriani, grazie a voi che ci avete seguito, ci rivediamo dopo la pausa natalizia, arrivederci.